Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Planet Spin Fishing e benvenuti a questo nuovo video. Allora, tempo fa, una quindicina di giorni fa, sono stato contattato tramite mail da un referente di Temu. Di solito mi arrivano un sacco di mail di spam e non riesco mai a definire bene quali siano vere, quali siano false, perché comunque quando ti contattano persone che si millantano per rappresentanti di grandi aziende, come potrebbe essere appunto Temu, c'è sempre un po' di diffidenza in questo senso. Comunque rispondo a questa persona che mi offre 80 euro in buoni acquisto da utilizzare nel settore pesca su questa piattaforma di shopping online su Temu, e con grande sorpresa dopo una quindicina di giorni mi sono arrivati tre pacchettini che vi faccio vedere adesso. Il primo è questo, il secondo è questo più leggerino e il terzo è questo molto più corposo. Che cosa facciamo in questo video? Facciamo l'unboxing insieme, vediamo quali sono i prodotti che ho scelto tramite l'applicazione e tramite i coupon che mi sono stati inviati, e poi vediamo insieme queste attrezzature direttamente in pesca e facciamo un piccolo test e una recensione. Seguitemi in questo video che partiamo dopo la sigla. Andiamo! Allora, partiamo con la prima fase di questo video, l'unboxing, poi vi faccio vedere anche i prodotti con i link diretti, eventualmente volete andare a visionare anche voi il prezzo e la disponibilità sul sito Temu, in modo da rendervi conto meglio di cosa stiamo parlando. Allora, procediamo con l'unboxing, questa è la prima dopo. Vediamo cosa è arrivato. Pacchetto bello corposo. Questo è un portacanne da muro, molto comodo per la sistemazione delle canne sia da muro laterale che da soffitto, molto interessante, con le viti Fisher per l'installazione. Mettiamo da parte, abbiamo anche questo. Cosa troviamo qui? Ah, una piccola esca artificiale. Ah, questo è un jig. Jig armato con ancoretta in coda e assist in testa. Andiamo avanti, questo è del filo fluorocarbon, specifiche tecniche. Questo invece è un bel paio di guanti marcati Daiwa, guanti tecnici da pesca. Vediamo se la taglia è giusta. Ottima, davvero ottima taglia, calza perfettamente per me che non ho delle mani esageratamente grandi. Andiamo ancora avanti, qui c'è del filo trecciato, 8 capi, e
andiamo ancora avanti, vediamo una cosa qui. Ah, qui sono delle testine piombate, molto utili per l'innesco delle esche in gomma. Questa è un'esca artificiale, molto probabilmente un long jerk. Si presenta molto bene, verniciatura, colorazioni, ancorette. Queste bisogna provarle ovviamente in pesca. Ancora avanti. Questo è un bel minnow. Ha un bel peso. Anche questa esca qui è da provare direttamente in pesca. Attualmente possiamo vedere solo la qualità delle finiture, dei dettagli. Per il grande rapporto qualità-prezzo si presenta molto bene questa esca artificiale. La scatola un po' spartana, ma poco ci frega. Andiamo ancora avanti. E cosa c'è qua? Tra le cose che ho scelto le ho anche dimenticate nel frattempo. Un'altra esca artificiale, ovviamente. Questa è la copia del Megabass Itovision. Questa è la copia spudorata. Rattling interno. Anche qua le finiture sono davvero davvero ben fatte. È la copia dell'Itovision della Megabass. Tre ancorette, piccola palettina. Questa è da provare assolutamente il prima possibile. Molto bella. Ah, questo qua è una cosa che ho sempre desiderato, perché ho sempre accrocchiato qualcosa adesso per imbobinare il mulinello e il filo, e invece con questo attrezzino dovrei aver risolto tutti i miei problemi. Praticamente con questa ventosa, che può essere messa vicino a una parete, da qualche parte fissata, in questa morsetta ci mettiamo la bobina del filo che vogliamo inserire, caricare sul nostro mulinello, lo stringiamo e evitiamo di fare accrocchi volanti, oppure molte volte ci facciamo aiutare da nostra moglie, dai nostri figli per completare questa operazione. In questo modo, con questo attrezzino, possiamo farla in economia e da soli, recuperando tempo e senza chiedere niente a nessuno. Andiamo ancora avanti. Le sorprese non sono ancora finite. Ancora un altro jig. Questo si presenta senza armature, quindi non è armato con ancoretta, assist, ma è nudo, deve essere armato, quindi c'è bisogno di un anellino in coda per mettere l'assist o l'ancoretta, e le finiture sono gradevoli, anche la colorazione molto bella, molto interessante. Questo è di 15 grammi, un jig da 15 grammi, ideale per il light jigging, shore jigging dalla costa, ma anche dalla barca. Ancora un altro jighettino. Questo è più importante come taglia ed è già armato. Ha una forma molto particolare, devo essere sincero. Mi stimola molto la forma. Sono molto curioso di vederlo in pesca, di capire come muove. Questo è più pesante, 30 grammi. Armato già con un assist in testa, piumato, e con un'ancoretta di coda. Si presenta nella sua confezione. Questo è molto interessante. Una tipologia di jig che ancora non ho mai provato. Vediamo qui ancora cosa ci resta da scartare.
un altro jig. Questo è un jig da slow. La caratteristica di questi jig è molto diversa da quelli dedicati allo shore classico o ai casting jig. Come vedete, già dalla forma si nota subito che le dimensioni e il bilanciamento di questa esca è molto diverso da quelle dei classici jig normali. Tuttavia, comunque può essere utilizzato anche dalla costa. Anche questo bisogna andarlo a provare in pesca. Davvero interessante anche questa finizione nell'occhio, questa stella. Molto molto bello. Andiamo ancora avanti. Abbiamo quasi terminato il nostro unboxing. Dal peso capisco che sia un altro jig da slow. Questo è 20 grammi. Anche questo molto bello. Ha una forma mai vista prima. Molto accattivante. Colorazioni ben fatte, verniciatura ottima. Armato con due assist in testa. Questa è un'altra schettina da provare il prima possibile in pesca. A conclusione di tutto il sistema, andiamo a fare l'unboxing di questo altro pacchettino. Cosa ci abbiamo qua? Cosa ci abbiamo qua? Molto probabilmente ho già capito di cosa si tratta. E si tratta di una bella cannetta da spinning. Schmialli 180. Andiamo ad aprire. Questa è una cannetta che vorrei usare per anche l'acqua dolce, per il bass. Vediamo come si presenta. Molto interessante come cannetta. È una cannetta, sì, secondo me da trote, da bass. Una 6 piedi, quindi 1,80 m. Casting da 0,8 5 grammi, line 2 6 libbre. Schmialli 602 UL ultralight. Colorazione davvero molto accattivante, questa arancione tema Temu con il calcio in Eva. Le finiture, i dettagli sono molto ben curati. Porta mulinello, questa è classica Eva. L'anellatura sembra abbastanza performante, bisogna provarla ovviamente in pesca. Anche di questa canna vi lascio i link e i riferimenti in descrizione per conoscere il prezzo. Questa canna la andiamo a provare in pesca. Allora, davvero il pacchetto è arrivato, si presenta come me lo aspettavo, quindi ho trovato dei guanti, delle esche artificiali, l'accrocchio per il mulinello, per imbobinare il filo, il filo fluorocarbono per i terminali, il trecciato da utilizzare in lenza madre, qualche jig, anzi più di qualche jig, testine piombate, esche artificiali rigide, qualche jerk, qualche minnow che già l'ho scatolato, e poi abbiamo anche la nostra cannetta da pesca. Allora, il prossimo step è andare in pesca e cercare anche di fare qualche cattura con queste esche artificiali. Venite con me, andiamo in pesca! Ciao a tutti amici, allora siamo in pesca oggi, la prima cosa che facciamo, mi metto i guanti che di solito io non uso, ma in questa occasione ce li abbiamo e li proviamo. Mi metto solo il destro per comodità, perché utilizzando le esche artificiali ovviamente con
il guanto rischieremo di impigliarci dentro. La prima esca che vado a usare per fare un test è questa della Kingdom. Facciamo qualche lancio e vediamo qualche impressione in pesca. Non ho la pretesa di fare delle catture, ma l'obiettivo di oggi è testare un po' queste esche artificiali, provarle sul lancio, la fase di nuoto, e poi eventualmente ci fosse qualche cattura. È tutto in più, è tanto di guadagnato. Come terminale inoltre ho usato questo fluorocarbon, sempre ricevuto da Temu. Questo di oggi è di 30 libbre 0,40. L'ho utilizzato perché, visto che ci troviamo, che mi trovo in una scogliera abbastanza alta sul livello dell'acqua, non avendo anche il guadino, eventualmente ci fosse qualche cattura, la alzerò di peso, e quindi questo filo, questo finale, mi permette di salpare di peso eventuali prede. Proviamo in pesca, ci sono i primi lanci. Non ho ancora forzato il lancio perché di solito i primi lanci aspetto un po' che si bagni il filo trecciato prima di caricare al massimo il lancio. Diciamo che oggi, in assenza di vento come distanza di lancio, sono abbastanza soddisfatto di questa esca, che comunque è molto palettata, ha una bella paletta, e per le condizioni di mare di oggi sembra perfetta, perché c'è un mare che sta tendendo a calmarsi dopo il mare mosso dei giorni scorsi. Quindi acqua velata, c'è un po' di risacca, un po' di corrente, quindi un'esca palettata, un minnow di questa dimensione e di questa colorazione, grazie anche alla paletta, si riesce bene a far sentire con queste condizioni di colore dell'acqua. Riesco a sentirlo bene in canna durante le cercate, emette buone vibrazioni, questo è sintomo, vuol dire che l'esca muove bene. Ho fatto un cambio di esca, adesso provo la copia del Lito Vision. Vediamo un po' sul lancio come si comporta questa esca. La padella è la... Il lancio non mi ha entusiasmato rispetto all'altro con cui stavo pescando prima. Ho perso parecchi metri. Allora, un feedback live rispetto a questa esca artificiale. Diciamo che al lancio non è eccezionale, forse per colpa del errato bilanciamento interno, ma la cosa, diciamo, pessima è il nuoto in fase di recupero, perché in tante occasioni questa esca tende a salire in superficie e quindi perde il suo potere catturante, anzi in alcune occasioni va addirittura in rotazione, soprattutto sui recuperi veloci, per cui un'esca che non ha passato il test. Proviamo adesso con il terzo artificialino che ho portato in pesca oggi, un long jerk 170 mm se non erro. Facciamo la prova di lancio e di nuoto.
Per questa esca artificiale invece diciamo che il feedback non è né negativo né positivo, per il costo che ha un giusto rapporto qualità-prezzo. La dote di lancio non è eccezionale, si lancia benino ma non benissimo come altre esche di simile tipologia di altri brand. La fase di recupero invece emette un nuoto abbastanza sinuoso con un corretto mix tra wobbling e rolling. Tuttavia, ecco, il fatto che si riescono a fare pochi metri penalizza di tanto questa esca artificiale, almeno secondo il mio punto di vista. Nella pescata di oggi ho portato la cannetta di Temu. Siamo in acqua dolce e la proviamo direttamente in pesca. Come filo trecciato ho usato quello di Temu, di cui vi lascio il link in descrizione e vi metto il link anche della cannetta. La prima cosa che facciamo passare il filo tra gli anelli e facciamo la nostra montatura innescando nella parte finale della nostra lenza anche il terminale, quindi facciamo un'ispezione di terminale di circa 50-60 cm del fluorocarbon sempre ricevuto da Temu, se non sbaglio da 0,30. Per comodità faccio un doppio uni come nodo di collegamento tra lenza madre e finale e completiamo il nostro setup con una piccola esca artificiale sempre ricevuta da Temu, che è questa. Anche di questo link in descrizione. Facciamo qualche lancio per insidiare qualche black bass, ma soprattutto per capire un po' le potenzialità di questa canna da pesca, e nel frattempo ci proviamo anche questa esca artificiale. Ah, eccola, c'è, piccoletto ma c'è. Sulle schette un piccolo bass, questo è l'obiettivo di oggi, non grande, voglio slamare senza farlo male, un black bass, piccoletto ma c'è. Ciao. Eccolo un altro, un altro bassetto, anche questo ha funzionato. Release. In questa seconda fase dell'uscita, della battuta di pesca, provo anche queste tessine piombate con amo offset e gli monto su un'esca siliconica, classico vermone da bass, in modo che vado a testare anche queste esche e soprattutto la tessina piombata. Gli faccio classico innesco su Amo Texas e questa è la presentazione. Vediamo di riuscire a schiodare qualche bass.
e cambiando l'esca artificiale e anche l'amo che vi faccio vedere adesso, siamo riusciti a fare un bel bassetto un po' più carino. Anche questo lo liberiamo subito. Ora innesco un jig che mi è stato dato in prova da Temu. È un micro jig che potrebbe comunque stimolare qualche predatore, non di grandi dimensioni, ma che comunque nella zona potrebbe essere efficace. Un jig da 15 grammi. Vediamo se ci regala qualche sorpresa. La cosa bella del jig è che si riesce a fare tanta distanza. Anche un jig da 15 grammi piccolo riesce a fare tranquillamente 30 metri. Non c'è tanto fondo, mi aspettavo di più. A portata di lancio saranno tutti 7-8 metri. Faccio il recupero classico del jig. Lo faccio toccare sul fondo e poi alterno delle jiggate verso l'alto. Classico recupero del jig. Si muove molto bene in acqua, emette dei flash, dei bagliori, molto molto interessante, mi piace. Cerco di guadagnare ancora qualche metro sulla distanza forzando un po' il lancio e controllo anche la discesa. Di solito io conto quanti secondi scende. Vado 5-6 secondi, per cui siamo intorno ai 6-7 metri. E la tracina non manca mai. Eccoci giunti alle fasi conclusive di questo video e analizziamo un po' quelli che sono i pro e i contro di questa esperienza. Sicuramente su Temu una delle cose che mi ha particolarmente colpito è la facilità di navigazione sia sul sito e sull'app per fare i nostri acquisti, per la scelta dei prodotti, che sono davvero davvero tantissimi e molti dal grande rapporto qualità-prezzo. Un'altra cosa che mi è piaciuta è la velocità della spedizione, la possibilità di tracciamento dell'ordine per evitare che questo venga perso, smarrito, o comunque è una sicurezza in più che ci dà la possibilità di tener conto delle varie fasi evolutive della spedizione. Per quanto riguarda gli articoli, come avete anche visto in questo video, ci sono articoli che mi sono piaciuti, altri che mi sono piaciuti meno e altri che diciamo non hanno superato la fase di test in pesca. Tuttavia, ecco, dipende anche dal nostro modo di utilizzarli, perché in pesca ecco, ci sono davvero tante variabili da tenere in considerazione. Per quanto riguarda gli accessori come l'avvolgitore di filo oppure il portacanne da riposo, ecco, si tratta di prodotti davvero top per quanto riguarda il rapporto tra qualità e prezzo. Che dire,
Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se così fosse, lasciate un like oppure commentate questo video esprimendo la vostra opinione. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Da Luigi è tutto e noi ci vediamo il prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!